Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di una cosa davvero importante. Allora, come sapete, Google vuole aiutare i ragazzi a vivere internet al meglio. Io sono qui per dare il mio contributo. Questo programma di Google infatti si chiama Vivi Internet al Meglio ed è una serie di suggerimenti su come comportarsi online. Con me ci saranno anche Muriel, Eileus, Shanti e Daniele da Semmetter. Con gli altri abbiamo parlato di situazioni che succedono spesso online. Io in particolare mi sono concentrato su vivere internet con intelligenza, quindi condividere usando il buon senso. Non sapete di cosa sto parlando? Guardate qua. Online i contenuti viaggiano velocemente e se non fai attenzione potresti ritrovarti in situazioni complicate, con conseguenze durature per te e per gli altri. Su internet, come nella vita reale, è fondamentale prenderti un attimo per riflettere su ciò che fai. Questo è il nostro consiglio più importante. Ma quali altri suggerimenti potrebbero aiutarti? Vediamone alcuni. Ricordati che quello che fai online ha lo stesso peso di quello che fai offline. Realtà e internet non sono due mondi separati. E se una cosa non va detta, non va neanche postata. Le parole che scegli di usare hanno lo stesso valore a prescindere dal luogo e dal modo in cui le usi. Condividere è fantastico, ma non tutto va postato su internet. Pensa seriamente a come possono essere percepiti certi contenuti online e non pubblicare mai qualcosa che rischi di compromettere la tua reputazione o la tua sicurezza o quella dei tuoi amici e conoscenti. Mantieni privati i dettagli personali sulla tua famiglia e sui tuoi amici e ricordati di chiedere il permesso agli altri prima di condividere cose che li riguardano. Dai il giusto peso a quello che vedi online. Ciò che viene condiviso dagli amici spesso rappresenta solo un aspetto della realtà, di solito i momenti migliori. Tutti trascorriamo dei momenti noiosi, tristi o imbarazzanti, che non sempre scegliamo di condividere. Quindi, il web viaggia alla velocità della luce. Se non facciamo attenzione quando condividiamo qualcosa online, possiamo trovarci in situazioni complicate e le conseguenze restano un sacco nel tempo. Quindi, quando condividiamo qualcosa, prendiamoci un attimo per riflettere.